Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 17. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni. Io ho comunque visionato e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione per espandere il tema. Invece per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mioradarblogspot.com. Ciao, stagione 17, episodio 193, mio podcasting. In questo episodio parleremo di paleofologia, paleoastronautica e paleocosmonautica e dei modelli un po' di paleofologia. Dunque, i link per espandere questi temi sulle mie bloggate che provengono da Paleocontatto, i due links li trovate in descrizione di questo file. Paleofologia, paleoastronautica, paleocosmonautica, le vite italiane sulla Terra nel lontano passato e il loro perché. Dunque, in breve, possiamo andare a confrontare l'approccio paleofologico con quello dell'ufologia classica. Per l'ufologia classica, che nasce nel 1947, tutto quanto cronologicamente sta dopo il 1947 rientra nel grande insieme della ufologia classica, mentre tutto quanto è possibilmente attinente al, diciamo, a eventuali avvistamenti di UFO precedenti al 1947 rientrano nella paleocosmonautica o paleoastronautica. Quindi nella ufologia classica la data critica che separa la ufologia classica dalla paleocosmonautica è il 1947. Tutto quanto sta dal 1947 compreso in avanti rientra nella ufologia classica. Tutto quanto sta precedente al 1947 è attinente ad avvistamenti UFO o a possibili avvistamenti UFO rientra, diciamo, questa nella definizione di paleocosmonautica o paleoastronautica, almeno per come la vede la ufologia classica. Diverso invece la situazione per quanto riguarda la paleofologia razionale. Paleofologia razionale parte da un punto indefinito nel tempo in cui ci potrebbe essere stato un paleocontatto alieno. Da qui, nel passato lontano, lontanissimo, si risale in avanti e si arriva al primo punto limite del 1900. Dunque, l'ufologia classica nel 1947 con Kenneth Arnold ebbe a nascere nel mito dell'UFO crash di Roswell, di cui abbiamo già parlato nella puntata, un paio di puntate fa, precedenti. Paleofologia e paleoastronautica sono sinonimi, entrambe le parole si riferiscono tacitamente alla possibilità di visite di intelligenze aliene al pianeta Terra in epoche lontane. Visite aliene che potrebbero aver lasciato una traccia indiretta nei miti e leggende di antiche religioni umane, quanto esservi traccia indiretta in antichi manufatti delle pseudo riproduzione di tecnologia fuori contesto storico. La traccia tecnologica aliena è rintracciabile dentro ad un sistema di indizi socioculturali, con particolare attenzione agli UPART, quanto alle possibili riproduzioni di oggetti e manufatti che potrebbero essere dei mock-up di artefatti tecnologici alieni, usati e interpretati per scopi e funzioni religiose. Tutti questi indizi sparsi prendono un senso logico per un paleofologo razionale, solo se sono osservati nel lungo e lunghissimo periodo. Uno, paleoastronautica e paleocosmonautica sono quindi due sinonimi. Il termine astronautica,
termine astronauta e cosmonautica ha preso un senso logico concettuale solo dal 1957. Andare quindi a ricercare astronauti o cosmonauti prima del 1957 vuol dire andare a cercare direttamente dei possibili alieni in visita temporanea sul pianeta Terra. Questo perché prima del 1957 il termine astronauta o cosmonautica non aveva nessun reale significato tecnologico sul pianeta Terra. C'era però la fantascienza e la protofantascienza che già speculava di viaggi nello spazio quanto di visite e contatti con alieni. 2. Paleofologia e la ricerca di UFO, ossia oggetti volanti non identificati in epoche antiche. Il termine UFO non è sinonimo di disco volante alieno, perché nel passato della storia dell'uomo molti fenomeni naturali, bolidi, meteore, eclissi, pareli, eccetera, hanno lasciato un'impronta socioculturale nella storia umana, ma non hanno niente a che fare con gli alieni. Per questa ragione andare a cercare alieni nel passato della storia dell'uomo è assai più opportuno usare il termine paleofologia rispetto ai sinonimi impropri di paleoastronautica o paleocosmonautica, perché per effettuare una ricerca sistemica occorre setacciare miti e leggende di antiche religioni, andando a considerare in primis gli influssi degli eventi naturali. Molti fenomeni naturali non erano noti all'uomo. La scienza prima di Galileo, con il suo metodo scientifico, non esisteva. C'è poi il caos entropico ed entropico degli esseri umani e la simmetria informativa, che crea un enorme rumore di fondo. Tuttavia è molto chiaro che dentro all'insieme degli antichi oggetti volanti non identificati, quanto dentro all'insieme delle antiche religioni e miti e leggende, potrebbero nascondersi anche l'avvistamento di mezzi alieni quanto di possibili e fugaci incontri tra alieni ed esseri umani, alieni in visita sporadica ed esplorazione del pianeta Terra, la cui presenza potrebbe aver lasciato una traccia proprio negli antichi miti e religioni. Si possono e si debbono costruire modelli di paleofologia, sia quelli quantitativi quanto quelli qualitativi. Entrambi i tipi aiutano a allargare la conoscenza paleoastronautica sul tema. Questa bloggata, il link di paleoastronautica, paleocosmonautica e paleofologia reazionale, proveremo a discutere un po' dell'utilità dei modelli qualitativi e a spiegare a cosa servono invece i modelli quantitativi. Mentre i modelli ufologici quantitativi hanno lo scopo di interpretare in modo razionale, ossia razionalizzare, il traffico alieno per la Terra all'interno di un quadro science friendly, per inferire sistemi stellari di partenza con nidi tecnologici e o basi aliene di prossimità, nonché fornire una valutazione scientifica approssimativa della tecnologia aliena. A questo riguardo l'ufologia razionale si appoggia al traffico alieno per la Terra, quindi l'asseriazione degli eventi UFO ben documentati a basso rischio alfa, che una volta valutati possono essere imputati ad una matrice ETH. Ufologia razionale AstroCalc è il modello delle latenze ufologiche, ufologia razionale Alienware è il modello scientifico di tecnologia aliena. Poi abbiamo blog Paleocontatto e il link alla paleofologia reazionale e i suoi modelli, di cui ne parleremo. Ne ho già parlato anche in vari podcast, quindi in questa parte di questo podcast ne parleremo molto poco, in modo fugace. E poi blog Paleocontatto, implicazioni qualitative dall'applicazione di uno dei tre modelli ufologici. Invece i modelli ufologici e la paleofologia, che fa, diciamo, i modelli ufologici e paleofologici di tipo qualitativo, ecco, hanno lo scopo di interpretare e spiegare il significato del contatto alieno ed esseri umani all'interno della nostra galassia. Ecco, il primo modello ufologico qualitativo è quello del contatto per culture aliene umane sulla Terra, per T maggiore 1900 d.C. sino ad oggi, ecco, esposto in questa bloggata di cui proprio discuteremo. Questo modello qualitativo cerca di interpretare il significato delle evidenze ETH dal 1900 ad oggi,
come potete vedere, ecco, dai link correlati, modello ufologico qualitativo del contatto è stato ragionevolmente dimostrato con numerose evidenze. Sì, avete udito bene, il modello ufologico qualitativo del contatto è stato ragionevolmente dimostrato con numerose evidenze. Tutti i link li trovate in descrizione. Il secondo modello qualitativo è di tipo paleoufologico, ossia ha una ratio lunghissima, di lunghissimo periodo, quindi è proprio paleoastronautica, il modello qualitativo Cook-Kardashev per culture aliene umane sulla Terra dal 5000 a.C. sino ad oggi. Questo modello cerca di interpretare il significato di tutti i contatti alieni umani che sono avvenuti in un lunghissimo periodo dal 6000 a.C. ad oggi. Questo modello qualitativo invece non è stato ancora pienamente dimostrato. Quindi il link alla mia bloggata troverete che dal 1900 in avanti si parla di ufologia razionale, di modelli quantitativi che hanno lo scopo di razionalizzare il traffico alieno per la Terra. Questo grazie alla presenza sostanzialmente di una seriazione molto pingue, numerosa di casi ETH, con un lunghissimo arco di tempo dal 1900 fino ad oggi. Posto in serie questa serie storica sono tutti casi UFO molto ben documentati, reali e misurabili, e dopo un'attenta analisi possono essere imputate a una matrice ETH. Selezionando per pattern, per colori e per forme si possono andare a identificare un paio di culture aliene in visita sulla Terra, e si possono andare a identificare anche alcuni esopianeti dove potrebbero arrivare con basi di prossimità. Trovate tutto in descrizione. Questo grazie ai modelli quantitativi. I modelli qualitativi dell'ufologia reazionale invece vanno a misurare tutta una serie di anomalie fuori contesto storico di tipo tecnologico che sono state ritrovate in pratica in eventi storici quanto in pratica in traccia, di cui c'è traccia nelle riviste di fantascienza, con palesi anomalie tecnologiche fuori contesto storico. Queste sono evidenze indirette, anzi evidenze indirette ma di un contatto diretto tra alieni ed esseri umani, e con un percolamento di informazioni che si è arrivata praticamente alla stampa, alla quale questa, la stampa con queste informazioni ci ha costruito una serie di racconti, uno per far predigerire la tecnologia e la presenza di alieni, e poi contemporaneamente scrivere racconti e trarre profitti, dare in sostanza a queste storie. Ma all'interno di queste storie c'è un nucleo di verità tecnologico che è completamente fuori contesto storico, e questo dimostra il modello qualitativo del contatto, di cui possiamo poi andarne a parlare. Il modello qualitativo ufologico razionale del contatto poggia su un'analogia riferita a una serie di tribù che si ritrovano nell'Amazzonia, che non hanno mai avuto un contatto con gli esseri umani, cioè non sanno nulla della scoperta dell'America, non sanno nulla di Colombo, non sanno nulla della prima guerra mondiale, non sanno nulla della seconda guerra mondiale, non sanno nulla dell'uomo sulla luna, non sanno nulla delle sonde su Marte, eccetera. Vivono praticamente ancora allo stato della pietra, e ci sono degli antropologi praticamente che li studiano da remoto, evitando di andare a impattare con praticamente degli shock tecnologici, ma anche con degli shock culturali e portando le malattie. Quindi antropologi studiano da remoto queste tribù dell'Amazzonia che non hanno mai avuto un contatto con gli esseri umani. Ora, da questo evento storico, che è stato ampiamente scoperto dal 7 febbraio del 2011 con un articolo della stampa, le ultime 100 tribù incontaminate mai entrate in contatto con gli europei. Ecco, questo evento storico, in cui ci sono antropologi, ho estratto appunto il modello qualitativo del contatto, da cui in pratica si può in sostanza esumerare, diciamo, quanto segue. Ci ho fatto anche un podcast sul modello qualitativo del contatto.
Se la cultura manterrà le sue decisioni, cioè quella più evoluta, allora la cultura B, quella meno evoluta, non avrà nessun contatto con la cultura A, escludendo appunto la variabile deforestazione, climate change e condivisione dello stesso pianeta, questo in cui la cultura A è la cultura, diciamo la nostra, di tutto il pianeta Terra, mentre la cultura B sono quelle 100 tribù che praticamente non sono mai entrate in contatto con l'essere umano. Se la cultura A, tutto il resto del mondo, ha deciso di ignorarle per il bene di queste tribù, ecco, queste 100 tribù non sapranno nulla di tutti i progressi tecnologici e della storia che è accaduta fino ad oggi sul pianeta Terra. Se quando la cultura B, quindi queste 100 tribù, si accorgeranno dell'esistenza della cultura A, cioè che c'è molto altro al di fuori dell'Amazzonia, allora il resto del mondo, la cultura A, si accorgerà che la cultura B, quindi queste 100 tribù, si saranno accorte della presenza di un mondo, di tutto un pianeta fuori dall'Amazzonia. Forse a quel punto la cultura, il resto del mondo, potrebbe optare, quindi gli antropologi che studiano queste tribù, una volta che queste tribù abbiano percepito l'esistenza di un mondo a loro sconosciuto fuori dalla foresta amazzonica, forse gli antropologi potrebbero optare per un cauto diretto contatto inviando pochissimi visitatori per minimizzare rischi sanitari, shock sociologici e tecnologici. E questo è quanto si andava a inferire sulla storia in pratica delle 100 tribù contaminate in Amazzonia, mai poste in contatto con gli europei. Da questo avevo in pratica definito il modello del contatto dell'ufologia reazionale, facendo una metafora con la cultura praticamente il pianeta Terra e la cultura B, la cultura aliena. Quindi se la cultura aliena decideva di non contattare gli esseri umani, ecco, gli esseri umani non troveranno mai traccia. Se invece la cultura B che studia, quindi gli alieni che studiano gli esseri umani, si accorgono che gli esseri umani si sono accorti dell'esistenza degli alieni, allora gli alieni potrebbero contattare con un cauto contatto diretto inviando pochi visitatori per minimizzare i rischi sanitari e shock sociologici. Questo evento è già accaduto nel passato, perché questo contatto nel passato della storia dell'uomo, cioè dal 1900 fino ad oggi, questo contatto è già accaduto. Perché si ritrova traccia tecnologica di un contatto alieno, quindi di un influsso tecnologico, all'interno delle riviste di fantascienza in cui sono evocati artefatti tecnologici completamente fuori contesto storico nel periodo di tempo in cui le riviste di fantascienza sono state pubblicate, pezzi di tecnologia che non avevano ragione di esistere e non potevano esistere con le conoscenze del tempo, ma che poi hanno preso un senso una cinquantina d'anni dopo. Ecco, e qui trovate praticamente un po' tutto. Se andate a cliccare su evidenze di visite TH sulla Terra, impatti sociotecnologici e TH recenti nelle culture umane, troverete praticamente un lungo e pingue elenco praticamente di artefatti tecnologici, upar tecnologici con data, diciamo, successiva al 1930 più o meno, dal 30 al 1930 in avanti, da cui è possibile andare a inferire che questi sono upar tecnologici che non potevano essere concepiti con le nozioni scientifiche del tempo e nemmeno immaginate, perché non era possibile concepire tecnologie di questo tipo. Vi rinvio a tutta una serie di elementi che trovate elencate nella descrizione. Il link di tutto lo trovate in descrizione, quanto della pagina evidenze di visite TH sulla Terra, impatti sociotecnologici e TH recenti nella cultura umana, quanto al suo relativo podcast. E quindi di conseguenza la presenza di UPART tecnologici completamente fuori contesto storico, che non potevano essere né pensati né immaginati né creati con le conoscenze del tempo, che risultano oggetti fuori contesto storico, sono evidenze e traccia indiretta di una presenza tecnologica aliena che quindi passa tecnologia. E purtroppo, ahimè, gli esseri umani utilizzano questa tecnologia in primis essenzialmente per far evolvere solo la tecnologia di tipo militare, e poi successivamente ricascano anche in quella civile, ma il primo impatto è solo quello di tipo militare, ahimè.
E questo è quanto. Cosa c'è da dire? Ecco, c'è da dire che per quanto riguarda la seconda parte, in pratica la patologia reazionale dei suoi modelli, ecco, di cui in questo ne ho già parlato, anche questo potete trovare tutti i link in descrizione. La paleologia parte da un punto nel tempo, nel lontanissimo passato, e tramite un approccio assiomatico, vi invito a consultare sostanzialmente in pratica gli assiomi di base, elementi fondamentali, diciamo, di paleofologia reazionale, che permettono appunto di andare in sostanza a porre tutta una serie di approcci in cui in sostanza si ha a che fare con miti e leggende, e queste vanno attentamente valutate. Però bisogna considerare che nel tempo poi succedono cose, perché l'essere umano si evolve, e questa ricerca storica può essere, diciamo, fatta fino al 1500. Dal 1500 un po' occorre andare a cambiare metodo di ricerca. Fino al 1500, andando indietro nel tempo, era dominante l'approccio di tipo, diciamo, religioso, e quindi che spiegava un po' tutto all'interno di un pensiero magico e religioso, e quindi è possibile andare a ricercare dentro i miti e leggende tutta una serie con determinati strumenti di tipo paleofologico. Dopo il 1500 in sostanza la situazione cambia, perché si inizia a evolvere in pratica in un modo completamente differente, e quindi occorre approcciare in un modo diverso. Ma di questo ho già parlato, trovate tutti i link in descrizione. Tramite con questo approccio paleofologico si risale praticamente a un paleocontatto che, udite, è esistito in un lontanissimo paleocontatto tra il 6000 e il 4100, praticamente in Africa, lungo il Nilo. Sì, avete capito bene. Le tre piramidi di Giza e la Sfinge vanno retrodatate. Vanno a retrodatare alla costruzione tra il 6000 ed il 4100, e quindi a quell'epoca non c'era nessuno capace di fare queste tre opere, e quindi di conseguenza poi all'interno di della cultura eliopolitana sono state tramandate in modo veritiero e corretto tutta una serie di informazioni con la relativa raffigurazione degli alieni, che identificano upper tecnologici, razze aliene, astronavi e quant'altro. Questa non è fantascienza, questa è una buona stima di un paleocontatto che è accaduto appunto tra il 6000 e il 4100. Sono arrivate sulla Terra tre navi spaziali con almeno tre alieni. I proto-egizi entrarono in contatto con questi visitatori e narrarono l'evento della mitologia dello Zeptep. Come lo capirono? E 1 più 2 piramidi di Giza, la Sfinge, il tempio megalitico annesso sono il fermatempo alieno, cioè un grande monumento costruito per celebrare il primo contatto con gli esseri umani da parte di astronavi ed alieni. L'opera fu costruita dagli alieni per lo più con il cemento. Il fermatempo contiene il messaggio di presentazione, che è stimabile con approssimamente partiti da Sirio, atterrati in Giza intorno al 5000 a.C., partiti per un intorno alla cintura di Orione. Qui la data è stata creata un po', diciamo, dipende un po', 4503 o comunque sia all'interno tra il 6000 e il 4100. Un complesso organico di evidenze indicano con buona approssimazione un paleocontatto alieno. Si ritrova perfino testimonianza di questo niente po' di meno che nella cultura, diciamo, australiana degli aborigeni, quindi tutta un'altra parte, che non ebbero mai un contatto con gli egiziani. Ecco, se volete espandere un po' tutto questo, i link se li trovate in descrizione. Il punto focale consiste nel fatto che appunto la paleofologia reazionale si muove dal passato verso i giorni nostri. Con il passare del tempo, in pratica man mano che si risale dal passato, occorre poi cambiare metodo di ricerca e di filtrazione, diciamo, dei dati,
perché il caos entropico è, diciamo, il concetto di alieno incomincia ad entrare all'interno, in pratica, della cultura e a percolare anche verso il basso, e quindi occorre approcciare in modo diverso. Però diciamo che fino al 1500 gli strumenti di paleofologia razionale, quindi fino al 1500 e andando a ritroso, rimangono costanti. Poi dal 1500 occorre adattarsi al crescente presenza di caos entropico. Ho distribuito anche un lungo modello quantitativo per quanto riguarda traffico alieno per la Terra in un lontano passato con dei paleocontatti, ma è difficile andare a modellizzare qualche cosa perché la serie essenzialmente ha degli enormi buchi temporali, per cui è possibile che all'interno di questa seriazione tipo paleofologico vi possono essere anche altri avvistamenti che però sono rimasti nel mito oppure sono andati persi perché non sono stati trasferiti dentro miti. E quindi modelli qualitativi è impossibile andarli a costruire, quantitativi, pardon, è impossibile andarli a costruire in dimensione paleofologica dal 4100 fino al 1900, per quanto ci sia già una seriazione abbastanza piena. C'è poi un modello qualitativo che cerca di spiegare un po' tutto, ma ancora, diciamo, è in progress, che è quello, il modello Cook-Kardashev. Per quanto riguarda invece l'ufologia razionale, che è un sottoinsieme della paleofologia razionale, che la ufologia razionale si occupa di eventi UFO dal 1900 in avanti, abbiamo modelli quantitativi con una serie di esopianeti specifici in cui è possibile andare a puntare il dito. Tra questi abbiamo anche esopianeti con acqua liquida, allo stato liquido, quindi di conseguenza sono altamente probabili, diciamo, basi alieni di prossimità su questi pianeti, anche perché hanno una distanza compatibile con quanto era già stato osservato dentro all'interno delle serie di ufologia razionale di tipo quantitativo. E poi abbiamo un modello qualitativo, il modello qualitativo del contatto, di cui abbiamo discusso diciamo in questo podcast, e che vi rinvio se volete andare a espandere tutto, in cui troverete una secchiata infinita di UPART tecnologici che sono stati scodellati dal 1900 in avanti, che sono evidenza indiretta, di un impatto socioculturale con una cultura aliena benevola che fornisce strumenti tecnologici in modo sporadico e che, ahimè, vengono studiate e prevalentemente impiegati dall'essere umano subito nella dimensione militare. Ok, per questa lunga puntata a Pallocolosa è un po' tutto. Trovate tutti i link in descrizione. Ciao, alla prossima!